Bentornati su Night and Grail, episodio numero 8. Spero che sia quello finale, però c'è un problema. Perché nello scorso episodio siamo andati, dopo aver preso tutte e sette le spade, no, tutte e sei le spade del gioco, di sei elementi, siamo andati all'altare d'oro per ottenere la spada d'oro, ma purtroppo non ce l'ha data la spada d'oro, ma non so perché non mi ha dato la spada d'oro. Allora, mo siamo tornati al pozzo, ricordate? E stiamo andando verso l'altare d'oro per prendere la spada d'oro. Sì, l'ho rifatto il pezzo in modo da non perdere troppa energia, perché sono arrivato lì al tempio, all'altare d'oro, con due caccolette d'energia, quindi ho dovuto rifare quel pezzo. Comunque, se andiamo a vedere la mappa, vediamo che c'è una cosa strana qui in noto. Mi sa che dobbiamo tornare alle fogne. Perché nelle fogne, se vedete, c'è una stanzetta chiusa, senza niente. E lì mi pare che non abbiamo trovato nulla. Quindi probabilmente c'è un'altra cosa che dobbiamo prendere prima di andare all'altare d'oro. E dobbiamo andare lì, perché probabilmente c'è un muro da distruggere. Sono abbastanza sicuro. Se non sta lì nella parte destra delle fogne, sta sotto dove c'è quella specie di U. In uno di questi due punti ci deve essere un muro da sfondare. Sicuro. Sono abbastanza sicuro. Quindi andiamo. Anche perché, come vi ho detto nella scorsa puntata, sono andato a sbirciare la mappa. E c'è tutta una sezione extra che non abbiamo visto là in basso a destra, dopo le fogne. Quindi sicuramente lì c'è un passaggio segreto. E dobbiamo andare a cercarlo. Ma io vado un po' alla cieca. Sì, anche se ho visto la mappa. Però andiamo a vedere se riusciamo a trovare, se c'è un benedetto passaggio segreto. Li andiamo a vedere un attimo qui. Ok, io penso che devo scendere. Allora, in alto c'è, qua sopra di noi c'è la porta d'oro. Ma in basso, se andiamo nella sezione ad U, lì probabilmente c'è un passaggio. Quindi andiamo nelle fogne, andiamo a sinistra e andiamo a cercare, andiamo a vedere se c'è un... se c'è un passaggio lì, ok? Aia! C'ho la spada del fulmine e l'armatura del fulmine. Ma io qua mi metto la spada della terra, che è molto efficace qui nelle fogne, perché sia per l'acqua che per lo slime è veramente la morte sua. Ok, qua mi sa tanto che devo rimettere un'arma lineare. Mettiamo la spada di ghiaccio. No, mamma mia. Moneta d'oro, prendiamola. Allora, vediamo un po'. Mo scendo giù e provo a vedere se a destra c'è un passaggio segreto. Anzi, qua vedo pure se ci sono dei muri da spaccare, ma pare di no. Ecco, qua forse c'è un muro da spaccare, perché vedete... Ma io sono invulnerabile a questi colpi, perché c'ho l'armatura del fulmine che mi ripara da tutti i colpi verdi. Però c'ho anche la spada azzurra, la spada di ghiaccio, che non fa male a questo blob azzurro. Quindi devo cambiare arma. Mettiamo la spada del fulmine. Ok. Qui, come vedete, sto muro non si spacca, quindi niente, devo tornare, devo andare ancora giù. Vediamo un po' se la mappetta ci aveva ragione. No, niente, questo qui è verde, quindi la spada del fulmine che è verde non gli fa niente. Quindi dobbiamo cambiare spada, mettiamo la spada del vento o quella del ghiaccio. Mettiamo la spada del ghiaccio, dai. Ok. Qua non si spacca niente, qua a destra. Allora, in alto, vedete, c'è un passaggetto. Vediamo un po'. Allora, tanto io mo sono verde, quindi questo non mi fa niente, perché con l'armatura del fulmine i nemici verdi non mi fanno nulla. E qui niente. Qua c'è tipo un buco, qua a destra mi sa che si può andare. Ricordavo che c'era... Vedete, si può spaccare sul muro, ecco, abbiamo trovato. Abbiamo trovato il passaggio, raga. Ok, il muro si è spaccato e mo... Ci troveremo in un'altra area sicuramente. Andiamo a vedere. Come faccio ad andare lassù? Come ci arrivo là?
Entrata del dungeon. Come ci vado? No, ragazzi. Mi state prendendo per il culo? Come ci arrivo lì? Non è possibile. Forse c'è un muro da spaccare? Eh no, non si spacca. Come ci vado là? Mi serve tipo un qualcosa per volare, mi sa. Porca puttana. Ah, aspetta, metto la pausa. A dopo, ragazzi. Metto pausa, metto pausa. Niente, niente da fare, ragazzi. Non posso passare da qua. Mi servirebbe un altro potere che ancora non ho. Quindi devo riprovare con la storia della spada d'oro. Perché non me la dà la spada d'oro? Non lo so. Io ho tutte le sei spade magiche. Perché la spada d'oro non me la vuole dare? Sto stronzo gioco. Io non lo so. No, andiamo a ricaricare la posizione vecchia. Andiamo a ricaricarla. Aspettate. Ok, resettiamo il Commodore. Tutto quanto. Andiamo a ricaricare la posizione vecchia. E riproviamo ad andare al tempio su Dorato. L'altare d'oro, andiamo. Il famoso altare d'oro, torniamo. Se non funziona manco stavolta, mi incacchio perché non è giusto. Ah, me devo andare giù, dove andare? L'altare d'oro sta giù. O sbaglio? Eh sì, devo andare giù per raggiungere l'altare d'oro. Moneta d'oro, dammela, 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 presa. Ma io qua cambio arma perché qua su ci sono i nemici quelli verdi. E la spada di fulmine non gli fa niente, quindi mettiamo la spada del vento. Torniamo con la spada di ghiaccio. Vieni mortacci tua. Allora, torniamo al tempio. C'ho tutte e sei le spade, quindi non dovresti... Ok. Mi devi dare la spada d'oro. E non mi dà un cacchio. Ma perché? Ce l'ho tutte e sei le spade. Sta puntata veramente è tremenda. C'ho tutte e sei le spade, mi devi dare la spada d'oro. Ma pure le armature ce l'ho tutte, fai vedere. Allora, la spada c'ho. Ghiaccio, fulmine, ferro, acqua, vento e terra. Sono sei. Armatura c'ho. Fulmine, ferro, fuoco, acqua, vento e terra. E sono sei pure qua. No, aspetta, fulmine. Ferro, fuoco, acqua, vento, terra. Eh sì, su sei pure qua, su sei e sei. Quindi, no, c'è pure ghiaccio, su sette. C'ho sette armature e sei spade. Aspetta, uno, due. E su sei spade, mi manca una spada. Che spada mi manca? Cioè, su sei spade, però le armature su sette. Armatura d'acqua ce l'ho? Sì, ce l'ho. Armatura del vento, armatura della terra. Armatura del vento, mi manca. No, ce l'ho armatura del vento. Terra, ghiaccio, fulmine, ferro, fuoco, manca l'armatura del fuoco. Ma ce l'avevo l'armatura del fuoco. Ma è un bug, io l'armatura del fuoco ce l'avevo, regà. Se no come l'ho ammazzato il drago del fuoco senza l'armatura del fuoco?
c'avevo l'armatura del fuoco, non la spada del fuoco. Devo andare a vedere dove si trova la spada del fuoco. Mi sa che l'ho mancata. Mi manca la spada di fuoco. Perché sono 7 spade, quindi. Non sono 6, sono 7. Ecco perché non funziona. Se no, ti vado a controllare sulla mappa dove si trova la spada del fuoco. Ma ve la faccio vedere pure a voi la mappa, quasi quasi. Andiamo a vederla insieme. Allora, secondo la mappa, come vedete, la spada di fuoco, zoomiamo un pochino, la spada di fuoco S1 si trova qua in alto, ovvero nella torre ovest, nell'angoletto. Mi pare strano che non l'ho presa, perché là ci sono andato proprio all'inizio. Io adesso, in questo momento, mi trovo nella torre centrale, dove c'è scritto S7, che sarebbe la spada d'oro. Ma io in teoria dovrei tornare indietro. Allora faccio così, io semplicemente ricarico la posizione. Vado a ricaricare la posizione. Ok. Ricarico la posizione, siamo al pozzo. E ce ne andiamo sulla torre ovest, che sta a sinistra in teoria. Andiamo a vedere. Eh sì, siamo sulla strada giusta. Devo andare sinistra su sinistra. È un po' che non ci torniamo qua, eh? Dall'inizio del gioco qua non ci sono mai più tornato. La torre est, la torre ovest, eccola qua. Eccola, la spada di fuoco, non l'ho mai presa perché serviva al doppio salto, me l'ero totalmente dimenticato. Vediamo che dice qua. Nascosta e lontana dal grande, si sente sicuro nella sua tana, trasformalo in vapore e avrai vinto, ma non sarà ancora finita. Infatti il drago l'abbiamo ammazzato, se ricordate il drago di fuoco l'abbiamo ammazzato, ma il gioco è tutt'altro che finito. Adesso che abbiamo anche la spada di fuoco, possiamo tornarcene. Allora, sulla mappa io avevo visto infatti che c'era un'altra sezione ulteriore in basso a destra, e per questo sono andato a cercare, all'inizio di questa puntata sono andato a cercare il passaggio segreto lì. Ero sicuro che c'era un muro distruggibile, infatti l'ho trovato. Ma non era quello che dovevamo fare. Dovevamo prima andare a prendere la spada. Allora, aia. Ah, per fortuna c'ho l'armatura del fulmine che mi ha riparato da questo disgraziato. Comunque io mi pare che la mappa ce l'ho anche fisica, perché assieme al gioco mi hanno dato pure la mappa fisica, oltre a questa mappa digitale qua. Forse, non lo so, non mi ricordo, però la mappa digitale ce l'ho e ci è tornata utile, come avete visto. Allora, andiamo a vedere qui che devo tornare sulla torre centrale, quindi devo andare a destra. Dai, dai, stiamo per prendere la spada d'oro, ragazzi, non ci posso credere. Andiamo a prendere la spada d'oro. Preso pure una monetina d'oro. Siamo quasi a 1000 monete, eh? Che sono tante. Allora, qua devo cambiare spada, perché mo arrivano quei stronzi. Ho dato anche una leggera planata. Cambiamo spada. Mettiamo la spada del ghiaccio. Qui devo andare a sinistra. Muore di quello stronzissimo essere. Ah!
dai. No, sbaglio strada, raga, questa è tutta un'altra strada. Ma che strada ho preso? Questa è la stanza da ballo, qua ci siamo stati. Non è qui che devo andare, la stanza da ballo. Che strada ho preso? Dovevo andare a destra, dovevo andare, no a sinistra, porca mignona. E ho già perso 2 punti energia, malissimo. Dai, ci siamo, la spada d'oro presto sarà mia. La spada d'oro? Eccola! La spada d'oro, leggiamo cosa dice l'iscrizione. Allora, fatta di oro. Le cose d'oro ti costeranno molto per ogni secondo che la sguaini, quindi indossala con parsimonia. Che vuol dire che quando c'ho la spada d'oro... Addosso mi cala l'energia? Spero di no. Ma io faccio una cosa, ragazzi. Mo' io salvo la posizione. Mettiamo la spada d'oro e vediamo se effettivamente cala l'energia. Spada d'oro, eccola. Ah, cala l'oro, non l'energia, vedete? Ma è più efficace degli altri. Funziona come la spada quella di ferro, vedete? C'è una gittata limitata... Ma uccide tutti, uccide qualsiasi nemico. Ecco a che servivano le monete, no? A comprare la roba. Ok, adesso ricarichiamo. Ricarichiamo la posizione. Ok. Ok, non la metto quindi la spada d'oro, perché mi consuma tutto l'oro. La utilizziamo solo quando serve, strettamente. Penso che adesso dobbiamo andare alla famosa porta d'oro ad aprirla per ottenere così, per... raggiungere così qualcosa che in fondo forse c'è la fine del gioco, però non lo so, ragazzi, perché c'è tutta un'area che ancora non abbiamo esplorato, che è quella sotto le fogne che abbiamo visto all'inizio puntata, quando spacchi il muro c'è un'area irraggiungibile che devi tipo volare per raggiungerla, quindi c'è ancora un po' da fare, non siamo ancora alla fine. Devo adesso raggiungere il pozzo, devo scendere giù e andare a sinistra e raggiungere il pozzo. Ok, quindi andare tutto giù e poi a sinistra. Aia! Ah! Vai tutto giù, vai giù. Bene. Mi sa che più di 1000 monete d'oro non si possono portare, eh? C'ho sta vaga impressione. C'ho sta vaga sensazione. Vedremo tra poco, perché sono 998 monete. Planiamo verso la porta d'oro. Ok, quando c'è il caricamento la musica viene interrotta. Allora, siamo in un punto epico, ragazzi, perché... Vabbè, con la spada di ghiaccio mi faccio niente ancora, però non fa niente. Aspetta, c'è un 998, io vedete che succede quando raggiungo le 1000 monete. Mi sa che più di 1000 non se ne possono prendere, eh. Sono 999, infatti. Andiamo su. Si è distrutta automaticamente senza dover usare la spada. Basta che ce l'avevamo, insomma. Ok. E adesso caricherà Holy Path, che vuol dire il percorso sacro. Cos'è sto percorso sacro, raga? C'ho sto dubbione. Cosa sarà mai? Oddio, che è? È una testa volante, pare... La testa di Meat, no, di coso, di... come si chiamava? Gods, dei...
È uno di quei caschi tipo spartani, no? Che stavano anche nel gioco Gods dei Bitmap Brothers, su Amiga, se ricordate. Fatemi cambiare arma, mettiamo la spada del fulmine. Queste sono spade di Damocle che cascano, eh? Quindi attenzione. Queste sembrano tipo le anime dei guerrieri morti, mi dà questa impressione qua. Questo è il corridoio sacro. Così c'è scritto. Ah, m'ha preso, bastardo. Allora, prendiamo un'arma un po' più efficace. Vediamo un po'. La spada della terra, così va in alto. Bene. Oh, questo è un boss, raga, fermi tutti. Allora, non so. Allora io salvo qua, perché non so quale armatura e quale spada devo usare. Allora io direi la spada del fulmine e l'armatura del fulmine. Apriamo con queste. Ok, devo superare questi blocchi? Sono i Twomp di Super Mario questi, eh. Ah, io posso sparare in testa? Mi spara con colpi tipo arancioni, no, di fuoco, quindi devo usare l'armatura di fuoco, immagino. È vulnerabile solo quando spara. No, no, sul faccione è sempre vulnerabile. Provo di colpire a un punto giusto. Dei colpi all'occhio? Ehia! No! Ah, ma forse se gli sparo in diagonale lì, ma vicino gli sparo in diagonale, aspetta. Allora, aspettate, metto la spada del vento. Dai, devi morire. Oh. Niente, non può morire. Dai, su, devi morire, mortacci tua. Ma ancora muore, eh? Vaffanculo. C'è poca energia. Aia! Sono quasi morto. Sì, lo sfonda. Ma bastava mettersi là vicino. Certo, sono cretino. Bastava mettersi vicino alla faccia. E quelli, i blocchi da sopra non ti colpiscono mai. Ah, che imbecille che so. Vabbè, me ne sono accorto alla fine. Vabbè, fa niente. Oh, cos'è qui? Guardate queste statue. Che figata. Ho ottenuto la mappa di tutto il castello. Ah, vedete? E quindi comunque si... Ah, aspetta. Si sono rivelati anche degli altri passaggi che non avevo trovato. Guarda un po'.
Si sono rivelati degli altri passaggi. Sta cosa non la sapevo. E a destra c'è un passaggio qua. Vediamo che c'è. Holy Grail. Oh, sto andando a prendere il Santo Graal, raga. Non mi dico finito il gioco, non credo. Sì, ho trovato il Santo Graal, ragazzi. Non mi dico finito il gioco. Giardino della Pace. No, non ci posso credere, ho finito il gioco. Ho finito il gioco, raga. Anche senza esplorare quelle altre parti nascoste. Andiamo a vedere. Sono curioso. Sono curioso. Ho finito il gioco. Ho trovato il Santo Graal. Quello era il boss finale, quindi. Che strana sta cosa. E c'era quel passaggio segreto che non si può prendere perché devi fluttuare per riuscire a prenderlo. Sta caricando la sequenza finale, eh. Non mi lasciate, ragazzi, che adesso arriva, arriva. Non sto velocizzando il caricamento perché non voglio perdermi neanche un millesimo di secondo della sequenza finale. Dai, dai. Su, su. Eccola. Che bella la musica. Hai salito le scale fino in cima al castello. Ho salito le scale fino in cima al castello, la mia forza sta scomparendo in fretta. Lei apparve davanti a me. Ah, quindi si è trasformata in drago, non in serpente, lei. Gigantesca e invincibile. La ragazza si era trasformata in drago. Pronto al combattimento. Pronta al combattimento. Ma poi lei, nei suoi occhi da serpente, guardarono il calice che avevo nel mio pugno. Il mio cuore era pieno di speranza. Dovevo funzionare. La lasciai bere dal Graal. È una terribile oscurità. Ci circondò. Poi il dolore eterno. Quindi questo è un finale cattivo, un finale bastardo. Ci deve essere un altro finale. Quindi il cavaliere è morto perché nel Graal c'era tipo un veleno, non so. La maledizione non è stata spezzata. Oh, questa sequenza finale è bellissima, ma è bastarda. Grazie per aver giocato. Allora, il gioco non finisce qui. Questo è il finale cattivo. Dobbiamo ancora trovare il finale buono, ragazzi. Per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Nightingale, dove andremo a cercare e trovare possibilmente il finale positivo. Per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Night and Grail. Ciao ragazzi, alla prossima!